Un saluto a tutti dal vostro Tony. In questo video vi voglio parlare di una nuova serie che vi sto per portare direttamente da domani, che è lunedì. E la vedete alle ore 18 e si chiamerà Il lunedì mi sparerei uno sparo. Un nome un po' simpatico, insomma, ma vi voglio parlare in questo video essenzialmente di cosa si tratta. Nel frattempo, giusto per non annoiarsi, vi porto un giro molto veloce che ha fatto un componente del nostro team dell'Inferno Verde che si chiama Piccolo, con una Nissan Z Performance con questa bellissima livrea GoPro che sinceramente io trovo stupenda. L'assetto è praticamente stock, quindi davvero complimenti a Piccolo, perché non è un'auto molto facile da guidare, diciamo così. Torniamo a noi, intanto che ci godiamo le immagini di questa bellissima auto, parliamo insomma di questa nuova modalità. Gli spari probabilmente li conoscete già, soprattutto chi magari viene dalle modalità sparo di Forza Horizon o di Need for Speed o qualsiasi altro gioco insomma in cui sia presente questa modalità. Anche tra l'altro lo stesso Gran Turismo 7 ha alcune prove speciali con delle auto che si scontrano praticamente in accelerazione. Qui sarà una cosa molto simile, solo che la faremo nel rettilineo finale del Nürburgring, e non sarà una partenza da fermo, ma sarà una partenza lanciata, giusto perché magari una partenza può essere anche qualcuno sbanda o perde insomma del tempo con le ruote che fanno fumo, e quindi ho pensato che la cosa migliore fosse fare i confronti tra queste auto direttamente partendo magari in seconda a bassa velocità. Immagino, so che anche voi da piccoli qualche volta vi siete trovati nella situazione con il vostro migliore amico, con i vostri amici, di dire vediamo chi arriva prima alla fine della discesa, magari in bici o anche a piedi, e questa è essenzialmente la sostanza di questi 9 episodi della serie, che non sarà una serie a puntate. Ogni puntata sarà molto breve e sarà solo quindi una sfida in accelerazione tra due auto che, attenzione, avranno gli stessi PP e le stesse gomme, quindi saranno delle auto praticamente che dal punto di vista prestazionale si assomigliano, però qualcuna magari può avere più accelerazione, qualcuna può avere, non so, più tenuta, e quindi l'esito non si sa mai, si scopre solo alla fine del video. Ed è qui che viene il bello, perché prima di incominciare il video potete anche fare una scommessa con i vostri amici, mi raccomando non ha soldi, e vedere poi che quale delle due vincerà, insomma scommettere su una delle due auto e poi vedere quella che va a vincere. Avrà comunque un'introduzione a sé, avrà una grafica a sé, quindi sarà qualcosa di un po' particolare, e ripeto, sarà una cosa anche molto veloce, saranno dei video molto brevi che potete vedere insomma in qualsiasi momento, anche se avete poco tempo. Il rettilineo ovviamente sarà quello del Nürburgring. Io ormai, come sapete, ho la tendina accampata qui nell'erba del Nürburgring, mi piace questa pista perché è molto difficile, insomma è sempre una sfida, contro se stessi anche farla, e ha un bel rettilineo che prima va in discesa, poi torna con una leggera salita e poi c'è la curva finale dove di fatto terminerà la sfida tra le due auto. Il Nürburgring Battle Series finirà il sabato 17 dicembre, quindi avrete ancora qualche puntata, poi praticamente gli spari andranno a sostituire questa serie, che erano comunque delle sfide ma erano un po' più lunghe, perché praticamente andavano a comprendere un intero giro al Nürburgring. Invece voglio provare a fare qualcosa di più breve, e quindi gli spari poi andranno a sostituire le Nürburgring Battles, magari in futuro comunque magari potrei portarne altre comunque, e di sabato rimarrà lo spazio solo per uno short.
Come avete notato, negli ultimi sabati, anche nei prossimi, se andranno a sovrapporre un video con i nuovi in Battles e uno short lo stesso giorno, solo che lo short sarà a mezzogiorno, invece l'altro video sarà alle 18. Invece poi da sabato 17 non ci sarà più sostanzialmente questa sovrapposizione, ci sarà solo uno short e lunedì vi porterò questi spari. I video per ora li ho fatti sempre con Dade, che è uno dei componenti del mio team dell'Inferno Verde, però in futuro potrei farli insomma anche con altri, e insomma un semplice confronto di pura potenza e vedere chi ha l'auto più veloce. E un video l'ho già precaricato, mentre ne ho già altri di pronti da caricare, e praticamente ne caricherò fino a fine anno, anzi ne avrei anche uno da caricare per l'inizio di gennaio, e poi voglio vedere insomma anche come va e in caso portare avanti questa serie, se questa serie piace. Io ragazzuoli, questo giro sta per finire, quindi vi saluto. Spero vi piaccia l'idea, spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto mettete un like. E se volete rimanere aggiornati su altri contenuti riguardanti Gran Turismo 7, mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto scrivetemi cosa ne pensate di questa nuova serie nei commenti. E ragazzuoli, io non ho altro da aggiungervi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un salutone da Tony89. Ciao ciao!